E allora il gesto profondo dell'Eucaristia è rappresentato in un'azione di Gesù nel capitolo 13 che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni. Gesù esce dalla logica del potere e del dominio. Il giorno in cui Gesù sapeva che aveva tutto il potere nelle sue mani, che da Dio veniva e a Dio ritornava, il giorno in cui era rivestito di tutto il potere, si alzò da tavola e tirò via il mantello. Per noi può sembrare una cosa futile il mantello, ma nella cultura di Gesù, nella terra di Gesù, dove di giorno il sole può raggiungere i 50 gradi, un mantello di lana che mantiene la temperatura corporea ai 36-37 gradi, protegge il corpo. Di notte nella terra di Gesù la temperatura può arrivare a 0 gradi. Il territorio del deserto ha una forte escursione termica. Un mantello di lana mantiene i 36 gradi. E allora, come dice il profeta, non ti colpirà il sole di giorno né la luna di notte. Il mantello ti protegge, il mantello permette la vita. E Gesù abbandona questa sicurezza di potere. Lascia il mantello, lascia ciò che gli darà sicurezza di vita e mette un grembiule. Il figlio di Dio scende dal trono del potere e sceglie il luogo sociale dei servi, degli schiavi, degli ultimi, degli esclusi. La vita di Gesù si è aperta a Betlemme e per lui non c'era posto. Ha dovuto nascere fuori dalle mura della città, tra gli esclusi. E la sua vita si è anche conclusa fuori dalle mura della città. È morto su Golgota, tra gli esclusi, tra gli ultimi, tra coloro che erano disprezzati. Il Vangelo di Giovanni dice che il Verbo è venuto a casa sua, a casa loro, e i suoi non l'hanno accolto. Vive tra gli esclusi, vive tra i pastori, tra i pescatori, vive tra gli uomini, tra i malati, tra gli abbandonati, tra i lebbrosi. Gesù abbandona il mantello, vive tra gli uomini come gli ultimi e mette per tutta la vita un grembiule. Se voi state attenti, il testo ci dice che riprenderà il mantello, ma non ci dice che mai abbia abbandonato il grembiule. E se osserviamo, l'unico pezzo di stoffa che gli rimarrà appeso ad una croce sarà un grembiule. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che ci aiuti a vivere il potere come grembiule di chi serve, umilmente, a partire dai più fragili, dai più esclusi, dagli ultimi, dagli abbandonati. Preghiamo il Signore perché possiamo presentarci a Lui tutti i giorni della nostra vita, fino all'ultimo giorno.